schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli, o meglio il glitch dei soldi da fare da soli. E per fare questo glitch serve la mira manuale, possono farlo tutti gli utenti sia di Xbox One che di PS4. Faccio questo video per tenervi aggiornati, quindi sarà un video fatto in maniera molto rapida, vi spiegherò in maniera molto rapida, però vi lascerò nel video una scheda dove vi farò vedere il video integrale, anche se questo qui cercherò di spiegarvelo al meglio. Quindi, vista la data di oggi, che cosa ci serve? Ci serve una community, ragazzi, oppure un amico che sta giocando in un'altra sessione con una modalità di puntamento diversa dalla nostra. Non deve necessariamente saperlo il nostro amico. Io vado in una community, ragazzi, quindi vado qui nella community, faccio un partecipa a sessione dalla community. Io vado a farlo due volte, ragazzi, il partecipa a sessione, solamente perché ho una connessione un pochino lenta. Quindi faccio un partecipa a sessione la prima volta, vedete che è molto più lento, sta caricando, però ci mette un po', e a noi ci serve che carica molto velocemente. Quindi che cosa, adesso vi faccio vedere, se lo faccio la seconda volta per esempio è più veloce, ok? Quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dirigerci verso la base operativa. Una volta andati verso la base operativa, doppio tasto PS, partecipa a sessione, accettiamo il primo messaggio e ci fermiamo sul secondo messaggio per la bellezza di 60 secondi, ragazzi. Quindi rimarremo in questo messaggio per 60 secondi. Dopodiché dovremo skippare con il tasto cerchio questo messaggio che ci appare, quello di unione a una nuova sessione, modalità di puntamento e cazzi e mazzi. Cancelleremo il messaggio, faremo nuovamente un partecipa a sessione, accetteremo il primo e cancelleremo il secondo nuovamente. Il glitch è semplicissimo, quindi accettiamo il primo e cancelliamo il secondo. Ci troviamo qui buggati sotto mappa e non ci darà possibilità di muoverci. A questo punto andiamo su Starter Pack, entriamo dentro Starter Pack e potremo muoverci. Scendiamo dall'auto e una volta scesi dall'auto l'unica cosa che dobbiamo fare è chiamare il centro operativo, ragazzi. Allora, se io salgo sull'auto, adesso intanto chiamo il centro operativo, se io salgo sull'auto non me la lascia guidare, quindi ovviamente dovrò trovare il modo per spostarla quest'auto. E un altro requisito che dobbiamo avere, ragazzi, è la BMX nella base operativa. Quindi chi l'ha visto questo glitch lo conoscerà già. Adesso vi faccio vedere che io ho la BMX in base operativa. Vedete, l'auto non si sposta, è accesa ma non si sposta, ragazzi. C'ho la BMX nella base operativa e quindi sono pronto. Vado a prendere il centro operativo mobile e lo posiziono esattamente vicino alla Tesseract. Allora, ragazzi, io sto duplicando questa perché mi sono trovato questa e quindi ho duplicato questa. È stata la prima auto che ho chiamato. Però voi dovete farlo con auto retro custom. Se lo fate con le auto di lusso potete anche farlo, però sappiate che potete vendere l'originale e tenere il clone. Allora, con questo glitch non servono targhe personalizzate, quindi potete farlo tranquillamente se non avete le targhe personalizzate. E proseguiamo col glitch, ragazzi. Vedete se sti fili di puttana si spostano. Quindi posizioniamo il culo del centro operativo in maniera tale che sia corrispondente alla nostra auto, o meglio adesso come andiamo a vedere. Così più o meno, ragazzi, pure un po' più appiccicato, come cazzo vi farà voi. Una volta all'auto premete freccia a destra, cancellate il messaggio, il centro operativo deve avere una LGRH8 dentro,
cancellate il messaggio e vi potrete muovere. Vi dirigete verso la base operativa, come ho fatto io, entrate nella base operativa e qui salta in ballo la bicicletta, ragazzi, la BMX che dovete avere in base operativa, anche perché senza BMX in base operativa non farete nulla. A questo punto prendete la BMX che sta nella base operativa e ve ne andate al cannone orbitale. Adesso andremo a vedere tutto passo per passo. Sto cercando di spiegarvelo al migliore dei modi, anche se un po' più veloce rispetto al solito, però comunque sia è abbastanza chiaro il glitch secondo la mia idea. Quindi andiamo al cannone orbitale, scusate ragazzi, e una volta che saremo al cannone orbitale l'unica cosa che dovremo fare è premere X, cioè scusate ragazzi, non X, allora vi fate comparire la freccettina e premete freccia e R2 insieme, acceleratore insieme, freccia e R2 insomma. Se spawnerete così in questa condizione fuori dalla base operativa senza BMX, il glitch starà funzionando. E a questo punto l'unica cosa che dovete fare è chiamare il centro operativo mobile nuovamente, mettere l'auto nel centro operativo mobile, fare lo scambio con l'auto che si trova nel centro operativo mobile e riportare quest'auto in garage. Il glitch è semplicissimo, ragazzi, non ci vuole una scuola, una scienza per fare questo glitch. Vedete, mi dice centro operativo mobile pieno perché c'è la LG RH8 dentro. Faccio lo scambio e poi vado a rimettere la mia auto nella base operativa. E quest'auto è un'auto, diciamo, duplicata con una targa pulita che possiamo vendere tutte le volte che vogliamo, a seconda dei cloni che faremo. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. See you.